Buongiorno, oggi abbiamo parzialmente smontato la nostra Talon X per eseguire una piccola riparazione. Ora vi mostriamo come rimontarla correttamente. Per eseguire la riparazione è stato smontato il motore. Allora, per prima cosa, dopo aver fatto una pulizia generale, riposizioniamo il gruppo motore al telaio, infilando per primo la molla della marmitta. In questo modo. Ok, questo gancetto di ferro deve infilarsi in mezzo ai due tubi di scarico della marmitta. Ok, allora aiuta, ok. Dopodiché rimontiamo le quattro viti dalla parte inferiore del modellino, assicurandoci che la frizione scorra bene sugli ingranaggi del cardano. Ora stiamo montando le viti. Stringetele bene. Allora, a questo punto stringiamo bene le quattro viti a croce. Bene, a questo punto, come ho detto prima, assicuriamoci che gli ingranaggi della frizione scorrano bene su quelli del cardano. Ok, adesso vi farò vedere il freno che serve per bloccare la macchina. Allora, è questo piccolo gancetto qua, queste due piccole ganasce, che tirando la leva del radiocomando in questo modo indietro, queste due ganasce si stringono e fermano il cardano e l'automobile si blocca. Ok, allora. A questo punto rimontiamo la leva dell'acceleratore del freno, questa qua, che serve per far accelerare il freno dell'auto. Montiamo la leva, montiamo la vite sul servo, quella dell'acceleratore. Assicuriamoci di fissarla bene. Ora proviamo a vedere se funziona. Prima attacchiamo i tubi
i due tubi della miscela, il serbatoio. Uno lo facciamo passare sotto la marmitta e lo infiliamo nella marmitta. Adesso assicuriamoci, mettiamo il filtro, fissiamo il filtro tutto vicino dell'aria. Ok, ora proviamo a vedere se funziona. Accendiamo il radiocomando. Facciamo entrare la miscela dentro il tubo e la proviamo. A questo punto siamo pronti per l'avviamento. Allora. Ok, adesso inseriamo l'accendicandela nel carter. Cominciamo a trarre lo strapino. Ok, per il momento è tutto, grazie e arrivederci. Alla prossima volta.